Tutti ragazzi, voglio ringraziare, buona estate a tutti. Intanto voglio ringraziare tutti quei 5-6 iscritti che si sono tolti al mio canale. Veramente siete molto 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 simpatici, molto utili. Grazie che vi siete tolti al mio canale. Voi vi togliete il perché non sono mai con voi aperto. Giustamente ve la prendete, ma però dovete pensare pure che c'è pure un'estate. Io già li ho visti questi canali che si sono tolti, chi sono? Ma io da perfetto gentiluomo e da perfetto signore non mi tolgo dai vostri canali, perché io sono un signore, quando finisce l'estate, finisce tutto, io sono di nuovo attivo con tutti. Comunque, tralasciando questo, a me non me ne fotto un cavolo che vi togliete da YouTube, che vi togliete, me ne fate rispetto, che non vengo pagato, anzi, la fatica è alta. La fatica non è messo tramite un computer o un telefonino, fare YouTube e sparare cazzate ad essere pagati a cricchio, gratis. I veri soldi sono quelli sudati. Mettersi le mani e sudare. Questi sono i veri soldi guadagnati. Poi io posso, se mi riesce una botta di culo, fare video cretini, essere pagato gratis. Voglio vedere quei grandi YouTube che sono pagati, che stanno prendendo una mazza o un picone in mano, fare il muratore, fare il pasticcere eccetera. Vorrei vedere questi grandissimi youtuber che saprebbero fare. Comunque parliamo di Juventus. La Juventus ormai ha ufficializzato l'acquisto del Manchester City con lo scambio di Danilo passa alla Juventus e João Cancelo passa al Manchester City. Questo scambio non mi è piaciuto perché per me João Cancelo è più forte di Danilo. Danilo si sì, ha vinto, mi sembra, due Champions League con il Real Madrid, però mi sembra più forte Cancelo. Non so il perché, ma Cancelo mi piace molto 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 di più. Poi si sono bloccate altre trattative, si è bloccata la trattativa di Lukaku, si è buttata la trattativa di Dybala, per amore della Juventus dice no e vuole rimanere a Torino. Questo mi piace, che Dybala mi piace un casino, meglio di Lukaku, Dybala è meglio di Lukaku, cioè vorrei tenere Dybala e no Lukaku. La seconda cosa che non mi sta piacendo questo calcio di me, signore, non mi sta piacendo. Perché è arrivato solo De Ligt forte, che Pellegrini sicuramente sarà mandato in prestito. Altri giocatori, boh, ma nessuno si sta rinforzando, nessuno si sta rinforzando, neanche la famosa Inter di Conte si sta rinforzando più di tanto. Voi cosa ne pensate, ragazzi? De Ligt è arrivato pure Danilo, allora, servirebbe un attaccante, oddio, caratura internazionale, un attaccante fortissimo che e soprattutto un centrocampista che può mettere a segno Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo da solo non può fare nulla. Cristiano Ronaldo da solo non può fare nulla. Sì, ho capito che è il giocatore più forte del mondo, ma da solo, e se non gli arrivano palle, non può fare niente.